tutti, come richiesto, questo sarà il video dei best del 2014, quindi una sorta di Sibella Awards per l'anno passato. Dico subito che questo video sarà suddiviso in varie categorie, quindi ci sarà una parte più nerd, quindi film, telefilm, eccetera, eccetera, e una parte più adatta alle fanciulle, quindi beauty, cose frivole, insomma. Faccio questa cosa perché so che ci sono anche tanti maschietti che mi seguono, quindi volevo coinvolgerli in questo video. Inizio dicendo che il 2014 è stato sicuramente un anno di cambiamenti per me. Infatti, ho cambiato radicalmente la mia vita. Mi sono trasferita in un'altra città, a Torino. Sono andata a vivere da sola, vivo con il mio ragazzo. E sono cambiate anche tante altre cose intorno a me, cose che sono successe ai miei amici, quindi molte persone che conoscono hanno cambiato o stanno cambiando la propria vita, quindi è stato proprio un anno cruciale per me e anche per le persone che mi stanno accanto. Quindi, per quanto riguarda gli eventi, non posso appunto non citare il trasloco, il trasferimento a Torino, la casa nuova che è comunque ancora una sistemazione provvisoria perché è molto piccola e stiamo pensando di in futuro cercare una sistemazione migliore. E un altro evento che vorrei mettere nel Best 2014 è sicuramente la vacanza che ho fatto a Parigi con Karim, che è stata la nostra prima, diciamo, prima vacanza seria e la prima volta per lui a Parigi e quindi è stato anche bello per me rivedere posti che avevo già visto. Parigi è sempre bella, ma ho visto anche posti che non avevo mai visto e quindi è stato bello tornare a Parigi con lui, nonostante il tempo è stato sempre brutto, ha piovuto sempre, però è stato molto bello lo stesso. Cominciamo con la prima categoria, che è la categoria film e serie TV. Tra i film che ho visto in tutto l'anno scorso, ne ho scelti due, che sono quelli che mi hanno più emozionata, più colpita e mi sono più rimasti impressi. Il primo è Her. Che è questo film appunto che parla di questa storia d'amore molto molto particolare e lascia molto pensare al futuro, quello che sta succedendo con la tecnologia e mi ha veramente colpito moltissimo. Tra l'altro vi consiglio di vederlo in lingua originale perché la voce della signorina, che nome, ha un nome ma non mi ricordo il nome, è Scarlett Johansson, quindi io ve lo dico, poi scegliete voi se vederlo in lingua o in italiano. L'altro film che mi è rimasto molto impresso in questo 2014 è Interstellar, che l'ho visto di recente, ma continuo a ripensarci e infatti non vedo l'ora di poterlo anche rivedere per capirlo un po' meglio e poter apprezzarlo di più. Mi sono anche letta un sacco di articoli che confutavano alcune teorie del film, altri che dicevano che alcune cose del film potranno succedere nel futuro, insomma, mi sono un po' intrippata con Interstellar. Ovviamente ho visto tantissimi altri film nel 2014, ma questi due sono quelli che, se penso all'anno passato, sono quelli che mi vengono in mente subito. Per quanto riguarda invece le serie TV, ne ho un po' perché non riuscivo assolutamente a sceglierne una. Nel 2014 ho visto un sacco di serie TV, ma veramente tante. Ho finito alcune serie, ne ho iniziate alcune nuove, ho dato possibilità a serie che non avrei mai pensato di poter guardare. Alcune le ho scartate, altre invece mi hanno molto appassionato. Tra queste, come vi ho già detto nel video passato, c'è cioè 24, che non avrei mai pensato di riuscire a guardarla, invece mi ha veramente emozionata. Quindi quella la inserisco perché è una scoperta dell'ultimo periodo, ma mi è rimasta molto, molto impressa. Un'altra serie che ho scoperto in questo anno è Black Mirror, è una serie inglese molto particolare, è fatta a mini episodi autoconclusivi. Che hanno tutti un filone, hanno tutti un filo conduttore, ma sono autoconclusivi.
e io ve la consiglio tantissimo perché è fatta benissimo, sono storie veramente belle, vi mette un po' d'ansia, però veramente ne vale la pena. Nel 2014 mi sono vista tutto Orange is the New Black, che forse è la serie simbolo di quest'anno, perché mi ha veramente conquistato dal primo episodio, l'ho vista tutta, è bellissima, ve la consiglio. Ne avevo anche già parlato nei video scorsi, è bellissima, ve la consiglio tantissimo. E anche New Girl, mi sono messa in pari insomma con New Girl, e non so se vi o no, ve ne ho già parlato di New Girl, non lo so. Comunque niente, è una serie molto simpatica, molto leggera, vi fa passare un po' di tempo in modo molto spensierato e ci sono dei personaggi fantastici. Io sono follemente innamorata di Nick perché secondo me è il mio uomo ideale, ma vabbè, ne parleremo in un altro video. Per quanto riguarda la musica, anche qui non potevo scegliere un best del 2014 e quindi ho fatto diciamo una cernita di quello che ho più ascoltato nell'anno passato. Inizio con il citarvi due gruppi che si sono riconfermati tra i gruppi che ascolto di più ormai in questa fase del... spostano mobili. Inizio col citarvi due gruppi che si sono riconfermati tra i gruppi che ascolto di più in questa fase della mia vita, perché io vado a fasi, e sono gli Hailstorm e gli Stone Sour. Per chi non li conoscesse, gli Stone Sour sono il progetto parallelo di Corey Taylor, il cantante degli Slipknot, e gli Hailstorm sono un gruppo rock con questa cantante con la voce molto potente e aggressiva, che si chiama Lizzy Hale. Vi metto tutti i link, tutte le canzoni preferite qua sotto. Invece tre scoperte del 2014 sono Lana Del Rey, che io inizialmente odiavo a morte, non potevo sentirla, mi sapeva tantissimo di lagna, cioè cose veramente, cioè una persona che non è in grado di fare niente e canta tanto per cantare. Poi, come giustamente mi ha detto una ragazza tempo fa, Chiara Valentine tra l'altro, ciao Chiara Valentine, lei mi disse: guarda, Lana Del Rey devi ascoltarla nel mood giusto, devi avere la condizione mentale per apprezzarla. E io evidentemente mi sono trovata in questa condizione, evidentemente ero un po' malinconica, insomma non so cosa avevo. E l'ho veramente apprezzata tanto e vi metto sempre sotto i brani che preferisco, perché non so citarli tutti, sono tantissimi. Un'altra scoperta di quest'anno è Ed Sheeran, che è un cantautore, non so di quale nazionalità è, comunque è bravissimo, ha una voce molto bella, che non rispecchia assolutamente il suo fisico, un po' come il cantante dei Calling, cioè c'è questa voce molto profonda. E fa delle canzoni molto belle, non tanto i singoli che escono, ma ci sono brani nei suoi album che sono molto più belli secondo me. E un'altra scoperta, che in realtà l'avevo già scoperta prima, però l'ho apprezzata di più in questo anno, è Birdie, che è questa sempre cantautrice famosa per la cover appunto di Ed Sheeran, di A-Team, che io ho anche coverizzato in questo canale, però non guardate il video perché canto malissimo. E lei è molto brava, molto dolce, ha questa vocina molto carina, quindi loro sono le scoperte dell'anno. So che è musica un po' commercialoide, io di solito non ascolto cose un po' più di nicchia, però grazie a Spotify ormai scopro, apprezzo anche la musica un po' più, diciamo, della massa, insomma. Veniamo alla parte un po' più frivola, un po' per fanciulle. Infatti volevo citarvi tre prodotti che in assoluto ho utilizzato ogni singolo giorno del 2014, addirittura a volte mettevo solo questi e uscivo di casa. Ve li illustro separati, però tenete conto che io li usavo insieme, cioè quindi io facevo un trucco solo con queste cose, perché la prima è una BB cream di una casa cosmetica coreana che si chiama Shara Shara. Questa BB cream è stata la mia prima BB cream di tutta la mia vita, che ho comprato online, quindi ho anche rischiato di non azzeccare la colorazione. Invece è perfetta, cioè è
questo colore qua della mia pelle è questo, di questo tubetto, ed è una BB cream alla calendula che oltre a appunto uniformare l'incarnato, idrata e fa tante cose belle. Non so assolutamente leggere cosa c'è scritto dietro perché è in coreano, quindi non chiedetemelo. Appunto, made in Korea, shara shara. Questa BB cream la comprai quando feci un ordine da un sito che è un rivenditore di marche cosmetiche asiatiche, soprattutto coreane, e feci questo ordine di tante cose particolari. La maggior parte le presi perché avevano un packaging stupendo, però tra queste c'era questa qua, che mi ha stupito tantissimo. Io l'ho presa un po' a caso perché, non conoscendo la marca, ho detto boh, proviamo questa qua alla calendula perché boh, magari fa bene, cioè nel senso, invece delle solite cose siliconiche c'è dentro della calendula, ed è fantastica. Si stende facilissimamente sia con le mani sia con una spugnetta, cioè in due tocchi l'avete addosso, sta tutto il giorno anche senza incipriare, cioè è fantastica. E, cioè, ha la coprenza quasi di un fondotinta, anche se è una BB cream, cioè è bellissima. Tra l'altro, se vi interessa una recensione di prodotti asiatici, cosmetici particolari, visto che ne ho un po', se volete ve la posso fare. Non so, magari a qualcuno di voi potrebbe interessare. Il secondo prodotto è una cosa che metto tutti i santi giorni della mia vita, devo anche ricomprarlo perché sta finendo, è questo eyebrow marker di Kiko. È praticamente è un pennarello, infatti è un po' tutto sminchiato perché l'ho un po' usato tanto. È un pennarello per le sopracciglia e io ho un conflitto interiore con le mie sopracciglia, sono storte, sono veramente una diversa, cioè sono troppo diverse. So che sono diverse quelle di tutti, ma le mie sono particolarmente diverse. Quindi io non posso uscire senza sopracciglia riempite o comunque un po' aggiustate. Questo in due passate ve le fa perfette. Se volete potete anche prima farle a matita e poi passarci questo. Cioè insomma è veramente una cosa comodissima. Questo qua tutti i giorni della mia vita lo uso. E il terzo prodotto è assolutissimamente il mio mascara preferito della vita, dell'esistenza, l'I Love Extreme di Essence, quello nero, perché quello rosa mi fa schifo. Il problema di questo mascara è che va fatta attenzione quando lo si mette perché fa un po' di caccole sull'occhio. Quindi io cosa faccio? Quando lo apro scarico un pochino il prodotto e poi lo metto, perché sennò mi fa tutte le cacchine sull'occhio. E questo qua tutti i giorni insieme a quelle due cose io uscivo di casa con solo il mascara e basta. Fine parte beauty, quindi maschi all'ascolto potete tornare. No, in realtà no, perché devo parlare di due cose di moda, quindi no, devo parlare di due vestiti, quindi no, potete mutare di nuovo il video. Volevo parlarvi di due cose che ho indossato praticamente sempre nel 2014. Oddio, non sempre, perché a volte lo lavavo il vestito, quindi no, però molto spesso perché è comodissimo, ed è questo vestito, questo con il colletto ricamato di New Look. Quindi l'ho comprato dal sito di New Look, non mi ricordo quanto l'ho pagato, non mi ricordo assolutamente. Ed è un vestito che arriva appena sotto il ginocchio, oppure se siete più alte, insomma io sono tappa, quindi penso che sia pensato per arrivare sopra il ginocchio, ma io sono bassa, quindi mi arriva appena sotto, nero, con solo questo colletto un po' Peter Pan, che poi in realtà è fatto così, ricamato bianco. Ed è la cosa più comoda dell'universo, perché voi, cioè io metto un leggings, metto sopra questo e sono pronta. E a maniche corte, perché adesso io ho su un cardigan, però è a maniche corte. Questo. Un'altra cosa che ho messo sempre, ma dico sempre perché non so, mi piaceva averla addosso, è questa collana, non si vedrà niente, praticamente è un pendolo, cioè è un pendolino tipo quelli dei maghi. Dovrebbe essere cristallo, ma in realtà è fuffa, cioè non è mai un cristallo vero.
di H&M, che in realtà era venduta a duo con un altro che dovrebbe essere turchese, ma in realtà è sempre plastica. E mi piace un sacco mettere questo tipo di collane con ciondoli così, tipo di con le pietre, con cose così particolari. Questa qua, semplicissima, così la metto praticamente ogni giorno. Ovviamente l'ultima cosa, ma non la meno importante, del 2014 è il fatto di aver aperto questo canale in solitaria, che in realtà era già aperto da tempo, però l'ho solo sviluppato in questo anno. Dopo il trasloco mi sono messa a fare qualche video su questo canale, che pian pianino sta crescendo, quindi devo ringraziare tutti voi per tutti i commenti, tutte le domande che mi fate anche sulla fanpage e anche su Ask. A volte mi fate le domande, mi fate i complimenti. Io non faccio niente di che, parlo solo come una cretina davanti alla telecamera, però se riesco anche solo a farvi un po' svagare e raccontarvi cose carine, mi fa piacere. No, niente, volevo ringraziarvi perché anche questa è una cosa nuova del 2014, quindi voi siete anche per me una cosa nuova del 2014, e niente, volevo ringraziarvi. E niente, questi erano i miei best del 2014, i Sibella Awards. Chiamerò così il video, Sibella Awards, perché sono un po' come megalomane. Fatemi sapere quali sono stati i vostri best dell'anno scorso qui nei commenti, qualsiasi cosa, anche il cibo preferito, qualsiasi cosa. Io leggo tutto e commento sempre, rispondo sempre quando posso, perché a volte non posso commentare perché non mi appare l'opzione risposta, non so perché. Quindi grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, che sarà probabilmente di nuovo una storiella di mitologia, che so che vi piace molto e quindi volevo farne una nuova. E niente, al prossimo video, ciao!